Allora, domani ancora un impegno piuttosto difficile contro un avversario che sicuramente in questo periodo magari non sta brillando, ma è sempre l'Inter, si va sempre a San Siro, quindi sicuramente non è la partita più facile da affrontare per ridare magari fiducia alla squadra. È vero, abbiamo un'altra partita impegnativa, secondo me con una squadra tra l'altro che sta bene, perché i risultati delle volte non sono veritieri sull'andamento di una squadra. Ho visto l'Inter anche domenica scorsa a Genova fare una grande partita, per cui sappiamo che troviamo una squadra che sta bene, sappiamo che abbiamo una partita impegnativa, ma sappiamo che comunque passa sempre tutto attraverso quello che sai mettere in campo, e quando metti in campo e coraggio, cuore, sacrificio, puoi fare risultato con tutti. Quando vengono a mancare queste componenti, succede male quello che è successo poi nella seconda parte di domenica scorsa. Per cui dobbiamo fare tesoro di questo e basta. Cercare di essere consci dell'impegno, essere consci di quello che, della partita che ci aspetta, ma però essere anche consci di quello che dobbiamo mettere in campo noi. Mister, buongiorno. Ha una settimana dal suo rientro a Catania. Che progressi ha visto da parte della squadra, soprattutto a livello mentale? Vedi i giocatori più tranquilli, sereni e pronti? Ma è ovvio che è tutto un percorso che come possiamo dire, va supportato di giorno in giorno. Se devo essere sincero, quello che ho detto alla squadra oggi, finita l'ultimo allenamento prima della gara, che ho visto una squadra con una disponibilità massima, che però deve sapere mettere in campo tutto quello che ho messo in settimana, deve portarlo in campo senza timore di niente. So che può sembrare una domanda banale, ma voglio farla lo stesso. Secondo lei fare un risultato positivo a Milano potrebbe essere quella scarica elettrica che serve alla squadra per poter ritrovarsi? Noi adesso in questo momento abbiamo bisogno di attaccarci a qualsiasi scarica, perché in questo momento abbiamo bisogno di un po' anche di quell'entusiasmo, di quel che viene trasmesso anche dai risultati, anche della prestazione. Io credo che dobbiamo andare a Milano per fare prestazione, perché attraverso la prestazione può anche non venire il risultato, però alla lunga il risultato viene. Mentre se non c'è prestazione, non puoi investire su niente. Noi invece dobbiamo investire su noi stessi, su quello che possiamo mettere in campo. Al di là poi del risultato, io credo che vogliamo fare il risultato, però sappiamo che questo deve passare attraverso una grande prestazione, proprio per investire su noi stessi. Mister, di nuovo buongiorno. Mi riaggancio alla prima domanda che le ha fatto il collega. Lei dopo la partita con la Fiorentina ha detto: se un episodio negativo ci deve condizionare così, non va bene, e poi dobbiamo essere più spavaldi. Ecco, pensa che questa squadra possa presentarsi a Milano con queste Si è caratteristiche? lavorato su questo, questa settimana da questo punto di vista ho cercato di inculcare loro appunto questo aspetto qua, e un po' mi riallaccio alla risposta precedente. Credo che noi dobbiamo investire su noi stessi, sulla prestazione, su quello che possiamo mettere. Poi il risultato viene determinato anche da singoli episodi, puoi andare sotto anche magari meritatamente in quel momento, come è successo magari domenica, perché fino al gol non meritavamo di stare sotto. Poi, e la Fiorentina ha legittimato dopo quelli che siamo andati sotto, per cui questo non deve fare in modo che lasci il segno in maniera evidente, come è stato domenica, ma proprio perché dobbiamo pensare che non finisce in quel momento, deve finire. Noi investiamo su noi stessi, investiamo una settimana, investiamo ore intere di allenamenti per arrivare e non sbagliare su questo. Abbiamo saputo dei convocati, le chiedo un po' come stanno quelli che sono in condizioni magari un pochettino più precarie, per esempio Isco, Rolin, Ma Isco ho Bellucci. letto, ma Isco si è sempre allenato questa settimana. Lui è solo martedì ha saltato, lui e Letton hanno saltato per un controllo che era già programmato, ma non aveva problemi. Isco si è allenato regolarmente. Poi gli altri non mi avete. Rolin e Bellucci. Rolin e Belusci sono 2 giorni che si allenano anche loro, per cui si sono allenati sia ieri che oggi. L'unico che per un affaticamento è Monzon, che si è affaticato ieri a fine della seduta di ieri, per cui dobbiamo rinunciare a lui. Per cui credo che il resto, insomma, non ci sono tutti abili arruolati. Un'ultima cosa riguarda il modulo, la base resta sempre quella del 4-3-3, ma ha avuto l'idea magari in settimana,
di modificare qualcosa anche sulla base del modulo che utilizza l'Inter, per esempio una difesa 3 oppure robustire il centro. Ma sia la settimana scorsa che questa settimana, o come comunque abbiamo sempre fatto da quando sono a Catania, ho cercato di lavorare su più situazioni proprio perché poi il campo ci può dare delle indicazioni e l'aver lavorato su situazioni diverse ci può aiutare, per cui anche questa settimana è stato fatto. La partenza resta sempre lì, la partenza la decidiamo poi in base a, poi alle ultime scelte che andrò a fare. Buongiorno mister, buongiorno. Bentornato, grazie. Innegabile l'importanza di ogni partita adesso, certo, visto il momento delicato che attraversa il Catania, ma la gara interna con Livorno, che secondo me personalmente è di grande importanza, vi può distrarre minimamente? No, assolutamente, sarebbe da pazzi farci distrarre da una partita dove comunque ci sono 3 punti in palio, sappiamo che incontriamo una grande squadra, sappiamo che noi la vediamo la nostra classifica, okay? Ma questo non vuol dire nulla, vuol dire che dobbiamo solo fare in modo che questa nostra classifica ci dia motivazione in più per andare a pensare all'Inter e a fare il risultato a Milano, questo dobbiamo fare, poi ci sarà il tempo per pensare al Livorno, noi adesso in questo momento qua dobbiamo essere concentrati sull'Inter e basta. Guarda, per assurdo ho trovato invece una disponibilità e che mi mette nelle condizioni di lavorare al meglio. Ovvio che è sempre bello lavorare nell'entusiasmo, riuscire a lavorare male con i risultati positivi aiuta, però dal punto di vista del lavoro vero e proprio ho trovato, anzi ho grande disponibilità e c'è grande impegno da parte di tutti. Tutti credo abbiano capito il momento e tutti quanti vogliamo venirne fuori. Poi, a suo modo di vedere, i tifosi sarebbero maggiormente confrontati se durante la settimana, oltre a giocatori e allenatore, parlasse anche un esponente della dirigenza, pur sapendo che questi, insomma, che no, sono vicini alla squadra? Cioè, non lo so, dovresti chiedere ai tifosi se sarebbero più contenti di sentire anche la società. Io faccio allenatore, io devo allenare la squadra, non devo pensare a chi parla di volta in volta. La cosa importante è lavorare sul campo per me e cercare di portare a casa dei risultati che servono per noi, servono per i nostri tifosi, servono a tutti quanti. Mariano intanto ancora un giocatore del Catania, poi quello che sarà a me interessa relativamente, nel senso che comunque devo pensare al Catania, devo pensare a chi veste questi colori, poi il resto sono situazioni di mercato che è nella logica e dobbiamo prenderne atto e basta. Giovanni. Uguale, qua dentro sembra. Lo facciamo venire il sole. Io credo invece l'assenza di Barrientos, lei avrà fatto fare la sua scelta domani, oggi domani, però manca un giocatore importante, un Izzo di fantasia. Tenendo conto che Izzo si può impiegare dappertutto, che Rinaldo è disponibile, è ipotizzabile un avanzamento nel terzetto degli attaccanti di Izzo? Quello che va. Sì, no, è sicuramente una soluzione che ho ancora adottato l'anno scorso, in qualche frangente è stato fatto, però ripeto, è una delle soluzioni, è sicuramente una cosa alla quale avevo pensato. Intanto ne ho parlato anche con lui perché credo che sia importante. È ovvio che in un momento delicato i giocatori che sono quelli che devono fare la differenza sono quelli che magari possono risentire di più dal punto di vista morale e nelle giocate, no? Però se vado a vedere la partita di Pata, Pata ha fatto una partita anche domenica scorsa di grande quantità. Magari, ecco, se in certe situazioni tutta la squadra, non lui, tutta la squadra fosse stata più precisa,
questa quantità sarebbe stata valorizzata. Per cui io credo che intanto l'importante è che ci sia questo atteggiamento, cioè la voglia di far fatica da parte di tutti. E poi da là sono convinto che con i risultati, con le prestazioni vai a migliorare tutto quanto. Salve mister. Ciao. Al sabato nella scorsa conferenza stampa ha parlato comunque di una rabbia da trasformarsi in agonismo pure in campo. Aveva 48 ore di tempo, meno anche, per capire un po' l'atteggiamento dei calciatori. Questa settimana quindi ha avuto più tempo per studiare un po' e capire un po' i calciatori. Ha visto un po' anche dal punto di vista morale un atteggiamento, oltre alla disponibilità degli allenamenti? Sì, però questa... L'atteggiamento morale, allora, l'aspetto morale è sicuramente giusto, però bisogna confermarlo in campo. Cioè, il fatto di vederlo qua durante le ore d'allenamento è sicuramente buona cosa, è la cosa che voglio, è la cosa che ricerco sempre. Però tutto questo adesso, l'esame, il test vero è in campo, è durante la partita dove certe ansie devono sparire, certi timori devono sparire e questa autostima deve crescere. E questo però il test vero è la partita. Io posso dire qua a voi, sì, lo vedo questa cosa qua, la stiamo coltivando, stiamo cercando di dargli acqua tutti i giorni per farla crescere, perché dentro di noi nasca sempre più forza. Però come sempre il test vero è la domenica, è là, è lo specchietto per vedere cosa ci torna. E io confido in questo. Noi abbiamo lavorato per questo, noi abbiamo lavorato per arrivare a questo. Però la risposta la dobbiamo dare domani, con la prestazione, con quello che metteremo in campo. Lui può farli in tutti e tre i ruoli, ovvio che è un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri e meno male che così, perché Mario è un giocatore che ha come spiccata qualità, Mario, anche la capacità di coprire campo, la fase difensiva, riuscire a dare maggior copertura, magari una minor predisposizione ad aggredire gli spazi in avanti, per cui questa settimana mi è servita anche per conoscere lui, ma questo è un momento in cui dove tutti quanti con le proprie caratteristiche devono cercare di mettersi a disposizione e poi io devo essere bravo a trovare l'alchimia giusta, il mosaico giusto da comporre proprio in funzione delle loro caratteristiche. Mister, buongiorno. È caggio per questa domanda per chiedere se Lodi e Rinaldo possono coesistere nel centrocampo, pur avendo comunque delle caratteristiche diverse, fermo restando che Lodi è un punto fermo. Sì, possono coesistere tranquillamente, sono giocatori con caratteristiche diverse, come dicevo poc'anzi, e hanno la capacità, anche l'intelligenza di saper gestire il campo, gestire la situazione, assolutamente. Mister, una domanda, alla fine della partita contro la Fiorentina, la telecamera si è soffermata su di lei e sul suo vice Maraner, quanto è difficile razionalizzare, chiudere quel capitolo e dire andiamo avanti, pensiamo al prossimo avversario? Ma lì mi sono preso una pausa un attimo, ho sentito molti commenti su questo, una pausa perché intanto volevo vedere i giocatori uscire dal campo e volevo essere lì con loro a prendere i fischi, perché credo che questo fosse giusto. Tante volte vado dentro ma sapendo che è il momento ho voluto stare in campo anch'io. E in più per prendermi, volevo fare la cosa giusta nel momento in cui sarei entrato nello spogliatoio e per non sbagliare mi sono preso qualche secondo in più. È importante, Sergio è la prima settimana che lavora con la squadra e per cui anche lui dopo una sosta forzata abbastanza lunga ha bisogno di ritrovare il campo, adesso vedremo in che modo farglielo ritrovare, però è un giocatore sicuramente importante per noi. Mister, abbiamo chiesto come sta la squadra psicologicamente, il gioco e tutto, ma Maran come sta avvenendo questo momento, come si sente Maran? Ma sto cercando di farmi contagiare il meno possibile, nel senso, ma no perché? Perché ho avuto, lo spiegavo l'altra volta, ho avuto la fortuna, la sfortuna fortuna di rigenerarmi un po', no? Di avere, e questo mi sta dando grande, non che questo sia stato un bene, non vorrei confondere assolutamente, però io lo sto vivendo con forza,
il mio impatto è quello da entusiasta, da uno che sa che possiamo fare questa impresa. E il presidente Pulfiretti è più tranquillo, l'ha sentito più tranquillo dopo quello che è successo? Ah, che ne so, io dovete chiederlo a lui. Io vado, io faccio quello che devo fare e lo faccio da sempre, per cui ogni tanto si sbaglia, ogni tanto si fa le cose giuste, però ci si mette sempre coscienza, grande impegno, si dà sempre il massimo. Magari qualche volta non coincide, magari ci possono essere anche degli sbagli, però ci mette sempre, metto sempre il massimo, non ci dormo la notte per fare bene il mio lavoro. Grazie.